Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. La siccità in Sila, vertice in prefettura a Cosenza per studiare soluzioni e ottimizzare l'utilizzo delle risorse idriche dell'Altopiano. L'Unione Europea pronta a tagliare fondi per 160 milioni di euro alla Calabria per la programmazione comunitaria 2020-2027. L'allarme lanciato dall'europarlamentare Laura Ferrara. Il Mezzogiorno a rischio spopolamento, secondo i dati Istat, entro il 2065 rimarrà il 29% della popolazione. Assegnate tutte le borse di studio all'Università della Calabria. 6.000 gli studenti che nell'anno accademico in corso beneficeranno dell'assegno. Risultato possibile grazie alla sinergia tra Università, Regione e Ministero. Carenza di personale all'ospedale di Polistena. Nel reparto di ginecologia mancano infermieri e ostetriche. L'allarme dei sindacati. Il cadavere di un giovane rendese ritrovato nell'androne di un palazzo a Roma. I genitori avevano denunciato la sua scomparsa nei giorni scorsi. 'Ndrangheta in Piemonte, smantellata un'organizzazione criminale attiva nell'Astigiano e nel Cuneese, legata alle cosche calabresi, in particolare al clan Mancuso e Limbadi. Al via, a Paola, i solenni festeggiamenti in onore di San Francesco di Paola, patrono della Calabria e della gente di mare. Buonasera dalla redazione TG10. I primi mesi del 2018 sono stati abbastanza generosi in quanto a pioggia, però è meglio fare il punto sulla situazione, soprattutto per quanto riguarda l'Altopiano Silano e quindi le risorse idriche che servono anche per il comparto agricolo. Se ne è parlato oggi in prefettura a Cosenza, riunione richiesta dalla CIA e poi tutti sono stati invitati i rappresentanti delle associazioni di agricoltori. Sentiamo. Analizzare la siccità registrata nell'Altopiano Silano nel 2017 per non incorrere nello stesso problema nella prossima stagione estiva. E questo il senso della riunione tenuta in prefettura a Cosenza. Il prefetto Gianfranco Tomao ha convocato su richiesta della CIA le altre associazioni di categoria del settore agricolo, il consigliere regionale Mauro Dacri, il responsabile della provincia di Cosenza e del consorzio di bonifica dei bacini meridionali e rappresentanti delle società di gestione di alcuni bacini idroelettrici. L'obiettivo? Trovare un giusto equilibrio idoneo a garantire l'utilizzo delle risorse idriche dell'Altopiano, contemperando le esigenze di utilizzo ai fini idropotabili con quelle ai fini irrigui e produttivi. Nel corso della riunione sono state dettagliatamente analizzate le richieste avanzate dalle associazioni di categoria presenti al tavolo, le quali hanno rimarcato la specificità del territorio silano, caratterizzato da una forte realtà imprenditoriale nel mondo dell'agricoltura. Cogliendo l'invito formulato in tal senso, la Regione ha stabilito di convocare per l'11 maggio prossimo le associazioni di categoria in modo tale da censire il numero delle domande di allaccio ai fini irrigui e snellire le procedure di rilascio delle autorizzazioni temporanee. In Regione poi sarà convocato un ulteriore incontro il 18 maggio, nel corso del quale sarà definito il fabbisogno idrico complessivo ai fini irrigui, in modo tale da valutare la possibilità di definire, in tempi stretti, il rilascio di licenze temporanee di approvvigionamento. L'Europa vuole tagliare 160 milioni da destinare alla Calabria. La denuncia del Movimento 5 Stelle sul piano pluriennale presentato da Juncker, che prevede una sforbiciata del 7%, la parlamentare europea Ferrara dice inaccettabile, serve una reazione forte da parte dell'Italia. Anna Franchino. Il rischio è che sulla programmazione 2020-2027 dei fondi comunitari la Calabria si impoverisca sempre di più. 160 milioni di euro sono le risorse in meno da destinare alla nostra regione. L'allarme dell'europarlamentare del Movimento 5 Stelle Laura Ferrara, che parla di taglio inaccettabile se si considera che la Calabria è attualmente la regione più povera d'Italia e che fatica a crescere dal punto di vista occupazionale. Sono previsti dei tagli lineari ai fondi di coesione del 7%. Questo significa che le regioni del sud, che sono quelle che hanno più bisogno dei fondi di coesione, vedranno i fondi stessi considerevolmente ridotti e ad esempio per regioni come la Calabria parliamo di una possibile perdita di circa 160 milioni di euro. I tagli si aggirerebbero intorno al 7% sul prossimo quadro finanziario pluriennale presentato dal commissario Juncker al Parlamento europeo. Il problema è che a perire saranno principalmente le aree più povere, con oltre 3 miliardi di euro di risorse in meno per il nostro paese. Proporremo di inserire
La disoccupazione giovanile tra gli indicatori, oltre al PIL, per la quantificazione dell'ammontare dei fondi stessi, così come proporremo di privilegiare i piccoli agricoltori nell'allocazione delle risorse, considerato che la nostra regione è a vocazione agricola. È chiaro che questi tagli sono stati dovuti a livello europeo a seguito dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, ma è altrettanto chiaro che questi soldi possono comunque essere trovati partendo ad esempio da un taglio agli sprechi europei e soprattutto con un attento monitoraggio per evitare che vi siano delle inefficienze da parte delle regioni nell'uso dei fondi stessi. Dall'Istat arrivano altre previsioni nefaste per l'Italia e per il Sud in particolare. L'Italia che perderà nei prossimi anni della popolazione importante, e soprattutto dal Sud. Dal Sud ci sarà un flusso di popolazione verso il centro-nord del paese. Sentiamo. Invecchiamento costante e spopolamento. Il destino del Mezzogiorno appare ormai inesorabile. Ancora una volta i dati Istat confermano che i paesi del Sud Italia si stanno lentamente spopolando. Molti i giovani che continuano ad emigrare al nord oppure all'estero. Già perché non è una novità che a queste latitudini non ci sono molte chance. Il lavoro non c'è oppure è precario e così in molti fanno la valigia per trovare fortuna altrove. Negli anni si è assistito ad un lento declino dei piccoli borghi dove non ci sono servizi, dove i negozi hanno abbassato le saracinesche, paesi popolati solo da anziani. Allora, quale sarà il futuro? Secondo il report dell'Istat, negli anni a venire si verificherà uno spostamento della popolazione dal mezzogiorno al centro-nord del paese, che nel 2065 accoglierebbe il 71% di residenti contro il 66% di oggi, e il sud, sempre secondo i dati Istat, solo il 29%. La sopravvivenza è prevista in aumento. Entro il 2065 la vita media crescerebbe di oltre 5 anni per entrambi i generi, giungendo a 86 anni per gli uomini e a 90 anni per le donne, ma le future nascite non saranno sufficienti a compensare i decessi e così si avrà una popolazione sempre più anziana. Questo è dunque lo scenario previsto dall'Istituto di Statistica. A questo punto è necessaria una profonda riflessione sul futuro del Mezzogiorno che è a rischio spopolamento. Certo, se continua questo trend assolutamente preoccupante, le previsioni dell'Istat si trasformeranno in certezze. Parliamo di Unical, di borse di studio, sono state assegnate tutte, sono 6.000 gli studenti che nell'anno accademico in corso beneficeranno di questo assegno, un risultato possibile grazie alla sinergia tra l'Unical, la Regione e il Ministero. Saba Baldino, sentiamo. Borse di studio all'Unical, tutti gli idonei beneficeranno dell'assegno per l'anno 2017-2018. Saranno 6.000 gli studenti dell'Università della Calabria che potranno contare sull'aiuto economico, un sostegno che è incoraggiamento per i meritevoli e per le famiglie. Studiare costa, un investimento sul futuro che tanti genitori, a costo di sacrifici, a volte di debiti, decidono di fare, situazioni che ben conoscono nell'Ateneo di Arcavacata, dove oggi si è riusciti in un risultato definito storico dagli amministrativi, e cioè incrementare le risorse disponibili del 170% e coprire dunque il fabbisogno, cioè dare risposta a tutte le domande. Soldi aumentati grazie alla sinergia con la Regione Calabria che ha permesso all'Unical di attingere al fondo integrativo statale del Ministero. È stato il rettore Gino Crisci a sottolineare come si sia passati da 7 milioni e mezzo di euro negli anni accademici 2013-2014 e 2014-2015 a quasi 20 milioni di euro e mezzo per l'anno accademico in corso. Ora si guarda al futuro con l'obiettivo dichiarato di consolidare il risultato e offrire l'opportunità ai giovani calabresi in tempi di crisi di trovare speranza in quella terra da cui in troppi partono. La città universitaria con i suoi 40.000 studenti è una realtà importante non solo per lo studio, ma per l'economia della nostra regione. La sanità adesso, carenza di personale all'ospedale di Polistena, nel reparto di ginecologia mancano infermieri e ostetriche. Ci risiamo al Santa Maria degli Ungheresi e nuovamente emergenza personale nell'unità operativa di ostetricia e ginecologia e rispettivamente nella sala parto e sala operatoria dell'ospedale di Polistena. Non vi è personale a sufficienza per garantire l'assistenza sanitaria in emergenza urgenza. In particolare mancano infermieri professionali e ostetriche. Il fatto si è manifestato in questi giorni e perdura tuttora, tanto da mettere a rischio la nascita dei figli delle donne che giungono in ospedale pronte a partorire.
indebolire. La grave carenza di infermieri professionali ci consegna un vuoto che rischia di far implodere una delle più importanti realtà sanitarie dell'ospedale di Polissena, punto di riferimento per interventi di ostetricia e ginecologia dell'intera provincia di Reggio Calabria. Certamente non si può abbandonare il posto di lavoro se non arriva il cambio turno, ma negli ultimi 10 giorni, così fanno sapere i sindacati, il mancato cambio turno è una costante e per smontare dal servizio dopo quasi 20 ore di lavoro bisogna trascinarsi al pronto soccorso e farsi certificare l'impossibilità di poter continuare a lavorare. Questo accade ormai da 10 giorni e nonostante siano stati informati i vertici aziendali, tutto continua come se nulla fosse. La buona volontà e la pazienza non bastano più, alza la voce il segretario del Sulpi. Adesso è tempo di denunciare all'autorità giudiziaria l'immobilismo di un sistema di governo della sanità che mette a rischio la salute dei cittadini e dei lavoratori delle unità operative di degenza dell'ospedale Spock di Polistena. Il cadavere di un ragazzo ritrovato in un palazzo di Roma purtroppo appartiene a un giovane residente a Rende che era andato a Roma probabilmente per seguire il concerto del 1° maggio, è stato riconosciuto dal padre, vediamo. È in questa strada della capitale che è stato ritrovato il cadavere di Andrea Muoio, il 21enne residente a Rende, trovato senza vita nel seminterrato di un palazzo in via Brandizzi, nel quartiere Torbella Monaca. Il giovane si era allontanato da casa sabato scorso, forse con l'intenzione di partecipare al concerto del 1° maggio. I familiari lo avevano denunciato la scomparsa, ecco perché quel corpo rinvenuto dai residenti dello stabile romano il 30 aprile scorso è segnalato ai carabinieri. È stato messo in relazione con la sparizione del 21enne calabrese, che al momento del ritrovamento era privo di documenti. È stato il padre a identificarlo nel reparto di medicina legale del Policlinico di Tor Vergata. Il cadavere, secondo quanto si è appreso, non mostrava segni di violenza. La morte potrebbe essere stata causata da una caduta dalle scale. Tanti gli aspetti da chiarire, non solo sulla dinamica dei fatti, ma anche sul perché il giovane si trovasse in quello stabile e sull'eventuale presenza di altre persone che lo accompagnavano. Una donna di 72 anni, Rosa Cortese, è morta in un incidente stradale avvenuto lungo la statale 107 Sirana Crotonese, in località Pianette, nel territorio di Rovito. In un incidente è rimasta ferita in modo grave la figlia della vittima, che è stata ricoverata con prognosi riservata all'Annunziata. Le due donne viaggiavano a bordo di una Fiat Uno, alla guida della quale c'era la più giovane delle due donne, che per cause in corso accertamento si è scontrata con una Ford Ka. Sul luogo dell'incidente, naturalmente, i sanitari del 118, le di soccorso, i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale della polizia stradale. Parliamo della 'Ndrangheta in Piemonte, smantellata una presunta organizzazione criminale attiva nell'Astigiano e nel Cuneese. Da Limbandi ad Asti, la cosca mancusa aveva esportato in Piemonte, nell'Astigiano e nel Cuneese, le sue attività criminali bloccate oggi con l'operazione denominata Barbarossa. 26 ordinanze di custodia cautelare in carcere per associazione a delinquere di stampo mafioso, omicidi, rapine, estorsioni, furti in abitazione, traffico di stupefacenti e armi. Le hanno eseguite 300 carabinieri provenienti da tutto il Piemonte, un'operazione partita dai carabinieri del comando provinciale di Asti, che ha sgominato una locale dell''Ndrangheta, una cellula che faceva capo a 3 famiglie. A tenere le file e i rapporti fra le famiglie Stambè, Emma e Catarisano, l'albese Rocco Zangrà, che avrebbe mantenuto i contatti con le locali della zona di Vibo Valentia e la Mezze Terme. Un'indagine complessa partita nel maggio 2015 che ha dato ordine a una serie di episodi inquietanti che si sono registrati negli anni nel territorio di Costigliole tra intimidazioni, tentati omicidi e aggressioni brutali. Ma l'evento cardine dell'indagine è stato l'omicidio di Luigi Di Gianni, conosciuto come Gianni da Foggia, ucciso nel gennaio del 2013 a colpi di fucile fuori dalla sua casa di Isola. Nella ricostruzione degli investigatori si sommano estorsioni, richieste di pizzo, traffico di droga e armi, fucili e pistole rubate che sarebbero state usate in Piemonte ma anche inviate in Calabria. Nella maxi inchiesta sono finite anche alcune società sportive, fra cui l'Asti Calcio ceduta ai Catarisano, la Pro San Damianese, la Costigliole Calcio, la Motta Piccola California. Ci sono anche 2 aziende che per gli investigatori avrebbero fatto gli interessi della locale e i cui imprenditori sono stati arrestati, un'azienda edile e un'azienda di ingrosso frutta e verdura. 48 le persone indagate a piede libero, con le ordinanze di custodia cautelare, sono state eseguite pure 50 perquisizioni, ingenti sequestri, 16 pistole, 10 grammi di marijuana, 100 grammi di cocaina, 100 grammi di hashish e 350 proiettili. Nel corso delle indagini sono stati scoperti un omicidio, 2 tentati omicidi, 11 estorsioni ai danni di commercianti e imprenditori, 6 episodi di traffico d'armi, 3 depositi di sostanze stupefacenti, 10 episodi di ingenti quantitativi di stupefacenti, 8 episodi di danneggiamento, 6 furti di veicoli, 4 furti in abitazione, 7 arresti in flagranza. Altre notizie, i nostri 100 secondi, vediamo.
Davanti all'Aldi, una pattuglia della Polizia di Stato hanno tentato di disfarsi di un involucro risultato poi contenere alcuni grammi di cocaina, gettando la loro auto. Due persone, 26 e 27 anni, sono state arrestate con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Trovati nelle tasche di uno dei due, 260 euro in banconote di piccolo taglio. La droga è stata sequestrata. Riduzione dell'acqua questa notte in alcune zone della Lamezia Terme a causa dei cavi rubati da ignoti che hanno messo fuori uso il pozzo. Lo rende noto la Sorical, che ha denunciato l'accaduto ai carabinieri. Una squadra di elettricisti sul posto ha sostituito i cavi mancanti. Furto in una erboristeria a Crotone. Ignoti, dopo aver forzato la porta d'ingresso, sono introdotti nei locali portando via molti prodotti. Sull'accaduto indagano i carabinieri. È il terzo colpo in due settimane ai danni dell'esercizio pubblico. Rissa tra extracomunitari in un bar a Cosenza. Solo l'intervento della polizia ha evitato il peggio. Sul posto anche i sanitari del 118. I carabinieri forestali di Oriolo hanno sequestrato in località Marina di Rosseto Caposculico 4.000 metri cubi di conglomerato bituminoso di recupero, meglio noto come fresato d'asfalto. Il materiale proviene dalla scarificazione della sede stradale ed è considerato un rifiuto speciale. Ha un alterco con la moglie e la frusta con una ciabatta elettrica. È successo a Catanzaro, dove un cittadino di origini marocchine, incensurato di 51 anni, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. L'uomo, secondo quanto raccontato dalla vittima, al culmine di un litigio ha colpito la donna connazionale con la ciabatta elettrica dopo averla malmenata e strattonata. La vittima è riuscita a rivolgersi ai carabinieri, che sono intervenuti nell'abitazione della coppia, dove la donna è stata trovata riversa al suolo, dolorante e in lacrime. Voltiamo pagina decisamente, andiamo a Paola per l'inizio dei solenni festeggiamenti in onore del patrono della Calabria, San Francesco. La città di Paola è in festa, sono in corso infatti le solenni celebrazioni in onore di San Francesco. Tante le iniziative in programma, concentrate soprattutto nelle giornate del 2, 3 e 4 maggio. Particolarmente intensa e suggestiva è stata la cerimonia della consegna dell'olio, che ogni anno rinnova il patto d'amore indissolubile tra i calabresi e il loro santo patrono. Anche quest'anno la maestosa aula liturgica era gremita fino all'inverosimile da tanti fedeli venuti da tutta la regione per partecipare al rito solenne che rinnova un voto fatto durante la Seconda Guerra Mondiale dalla gente di Calabria per ottenere la potente intercessione di San Francesco. Terminato il conflitto si constatò che la nostra terra non aveva subito gravi danni e come segno di gratitudine al santo venne donata una lampada alimentata ogni anno da tre diversi comuni. Quest'anno a donare l'olio sono stati i rappresentanti istituzionali di Amantea, Lamezia Terme e Rocella Ionica, accompagnati da diverse categorie sociali, simbolo di tanti disagi ma anche come espressione di accoglienza e di amore da parte della gente di Calabria nei confronti dei più deboli. Subito dopo la consegna dell'olio, il governatore della regione, Mario Oliverio, a nome di tutti i calabresi, ha acceso la lampada votiva. La scelta di tre comuni affacciati sul mare non è stata casuale. Quest'anno ricorre anche il 75esimo anniversario della proclamazione di San Francesco da parte di Pio XII quale patrono della gente di mare italiana. Il rapporto tra San Francesco e il mare è stato intimo e speciale. Oltre ai tanti miracoli operati e al prodigioso passaggio dello stretto di Messina, il grande taumaturgo ha solcato egli stesso tante volte il mare, avventurandosi in luoghi sconosciuti e attraversando le tempeste della storia, ancorato soltanto al suo bastone e alla forza della sua fede. Paola, attraverso i tre comuni della Calabria, ha voluto unire in un abbraccio simbolico tutti i calabresi sparsi per il mondo e i tanti immigrati che quotidianamente approdano sulle nostre coste in cerca di una vita migliore. Le celebrazioni in onore di San Francesco a Paola proseguiranno fino al 4 maggio e poi inizierà il percorso di preparazione al grande evento dei 500 anni della canonizzazione che ricorrerà il prossimo 1 maggio 2019. A Stellia Marina adesso, dove è stato inaugurato un campo di calcio intitolato al giudice Rosario Livatino ucciso dalla mafia nel 1990.
È stato intitolato al giudice Rosario Livatino, ucciso in un agguato il 21 settembre del 1990, il campetto di calcio inaugurato a Sellia Marina. Nel piccolo centro del Catanzarese presenti le massime autorità regionali e provinciali, ma anche parenti e amici del magistrato ucciso dalla mafia siciliana. Una cosa importante è trasmettere ai giovani, ai ragazzi, ma anche agli adulti i valori di Rosario Livatino. È una cosa importantissima e le associazioni non disdegnano mai di partecipare a queste manifestazioni che avvalorano il fatto che il sacrificio di Rosario Livatino non è andato perduto. All'iniziativa presente tra gli altri un compagno di liceo di Rosario Livatino. Rosario amava i giovani e ricordo che andando al liceo classico a fare una relazione ebbe a dire: vedo nei vostri occhi quella pulizia morale che nel mio lavoro non mi riesce di vedere. Il campetto di calcio è stato realizzato con i fondi del Ministero dell'Interno e della Comunità Europea. Una giornata per dire no alla criminalità e per ricordare un servitore dello Stato. Da giovane ha deciso appunto di sacrificare la propria vita proprio per gli ideali di giustizia e di libertà dell'uomo. La libertà viene meno quando l'uomo va in bocca delle strade sbagliate, ecco. La criminalità, la violenza, l'andrangheta in questa terra di Calabria sono una mortificazione della dignità dell'uomo. Ecco, quindi queste figure devono essere un punto di riferimento per tutti quanti noi. Quella di Rosario Livatino è una figura di straordinario coraggio. Con le sue inchieste riuscì a colpire duramente la mafia agrigentina attraverso lo strumento della confisca dei beni. Lui diceva che quando moriremo non ci chiederanno se saremo stati credenti, ma se saremo stati credibili. E questo è un imperativo categorico per tutti quanti noi e dobbiamo avere l'umiltà di imparare da questa frase. La città dei ragazzi di Cosenza invece dove è iniziato il campus sulla sicurezza stradale. La città dei ragazzi ospita fino a domani la seconda edizione del campus della sicurezza stradale. L'obiettivo del campus, patrocinato dal Comune di Cosenza, è quello di diffondere il più possibile la cultura della sicurezza stradale, soprattutto tra i giovani, operando in sinergia con le istituzioni. Il campus della sicurezza stradale è un contenitore di educatori stradali, oltre 30 experience point dove i ragazzi ma anche gli adulti possono apprendere quelle che sono le tecniche per una guida sicura e appunto guidare nel rispetto del codice della strada. Tra i partner a livello nazionale abbiamo la Fondazione ANIA, ANAS, la Polizia di Stato che è presente col pullman azzurro e con la Lamborghini le attività saranno aperte a tutte le età, quindi dai più piccoli avremo attività in biciclette, con le biciclette, fino agli adulti. Quindi questi punti saranno tutti punti esperienziali dove capire, toccare con mano quelle che sono le criticità della strada, della guida e mettere in atto dei giusti comportamenti. Il campus è itinerante, lo scorso anno è stato realizzato a San Lucido per il primo anno in ricordo delle tre ragazze che un anno prima avevano perso la vita sulla statale 18 e quindi ogni anno ci spostiamo in una città diversa per permettere a tutti quanti di apprendere quello che sono le direttive per una corretta guida di un veicolo. Adesso il meteo per le prossime ore, vediamo. Ben ritrovati da meteoincalabria.it. Una perturbazione attiva sul Mediterraneo centrale apporterà nelle prossime ore delle piogge anche sulla nostra regione. Vediamo quindi le mappe in dettaglio. Domani ancora possibilità di rovesci su Alto Tirreno, zone interne Reggino, generalmente poco nuvoloso altrove. Ulteriore calo delle temperature. Vediamo ora invece come si comporteranno mari e venti. Domani mari molto mossi, eccetto il golfo di Corigliano che risulterà generalmente poco mosso. Venti moderati da quadranti meridionali. Per ulteriori dettagli consultate il sito meteoincalabria.it. Anche per oggi è tutto, grazie per l'attenzione e appuntamento a domani. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni. Grazie per la vostra attenzione, arrivederci e buona serata. Sì.
Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.